quest'anno, quindi è un bel compleanno. E il maestro Francesco Senese, che adesso insegna violino apprezzatissimo al Conservatorio di Como, è l'anima di questo festival, direttore artistico di questo festival. E quindi siamo contenti di continuare questa collaborazione di musica, perché come ho detto altre volte, la musica è un linguaggio assolutamente universale che tutti possono capire. È un po' difficile parlarne del festival che organizziamo a Colico ormai da 20 anni, quest'anno la 20ª edizione, un po' perché pensare a 20 anni che passano così in un soffio è qualcosa di abbastanza sconcertante, ed è proprio vero, quando si lavora con intensità, con profondità, con grande dedizione, con passione, con amore, il tempo assume un'altra dimensione. E un altro aspetto molto importante, molto bello del festival per me, e forse la motivazione per cui è nato il festival, la motivazione più profonda, è l'aspetto del lavoro con i giovani e con i giovanissimi. Il nostro festival è un festival per i giovani e con i giovani. Lavoriamo con i bambini dall'età di 6 anni fino a che diventano adolescenti, fino a che diventano giovani di poco più di 20 anni, quindi giovani uomini e donne che si affacciano al mondo musicale e che vogliono vivere con intensità, passione e anche con grande sfida il mondo musicale. Maestro Francesco Senese, fondatore e direttore artistico del Festival Musica sull'Acqua, 20 anni veramente di una grande manifestazione che, come dice il nome giustamente, si svolge tutto intorno al Lago di Como, con particolare riguardo all'Alto Lago, una zona meravigliosa che per certi versi è ancora un po' incontaminata e che però ha anche una tappa a Como, una Varenna, un villaggio, insomma, intorno al Lago di Como. Tema di quest'anno, maestro, la creazione, che poi è un po' anche insita nel processo di composizione della musica, no? Esattamente, abbiamo cercato di trovare quegli autori che hanno avuto una prolificità estrema, come Mozart, su tutti, ma anche come Vivaldi, che appunto ha creato le sue stagioni, che sarà il brano di apertura del nostro festival, e ha avuto anche una produzione sacra. E quindi per noi è molto importante appunto andare a sondare il processo compositivo dei vari autori, ma soprattutto anche creare delle occasioni per i giovani per incontrarsi nella musica, per fare musica insieme. Infatti una delle particolarità, per non dire la grande specificità di questo festival, è che i giovani ne sono parte integrante, fin dai bambini, e questo è un po' un segreto. Beh, penso di sì, penso che sia l'essenza del fare festival per noi, con quelli che sono i nostri elementi in una parte del lago appunto che è un po' remota rispetto alla centralità qui di Como, ma ci piace molto l'idea di condividere con loro e di costruire e di creare insieme a loro. Ci sono ben due orchestre, una, la Macro Orchestra, è formata da giovani provenienti da tutto il mondo, anche questo è un progetto di condivisione, di aggregazione, un progetto che ha tante valenze oltre naturalmente alla qualità musicale. Prima ha spiegato un po' com'è nata, se riesce a riassumere velocemente com'è nata la Mac Orchestra. Sì, è nata dall'amicizia che mi lega al maestro Diego Mateus, che è un direttore d'orchestra frutto del lavoro del sistema delle orchestre giovanili e infantili del Venezuela, con il quale abbiamo convissuto nell'orchestra Mozart di Claudio Abbado per tanti anni e con il quale appunto poi abbiamo sviluppato vari progetti insieme. Uno fra tutti è questo di Mac Orchestra, dove ci piace richiamare tutti i nostri amici musicisti e appunto selezionare dei giovani che provengano da tutto il mondo per fare musica insieme.
il maestro Matteus, che sarà anche a Como proprio per questa edizione del festival. Penso che sia un onore veramente per noi di Como averlo qua a dirigere l'ultimo concerto, che sarà Basilica di San Fedele. Senta, l'ultimissima cosa, lei insegna da tantissimi anni, ha cominciato dalla scuola dove ha mosso anche i primi passi, la scuola Goethe di Colico, e poi nel sistema delle orchestre giovanili è stato docente, ora è al conservatorio, per cui insegnare fa parte integrante del suo processo di formazione, di crescita. Come si fa ad avvicinare i giovani alla musica colta? Cioè, lei, ho letto che fin da bambino i suoi genitori la facevano addormentare con la musica classica, per cui per lei è stato facile, ma per uno che ascolta Fabri Fibra, come si fa? Guardi, questo io sinceramente non lo so, è molto difficile, penso, ai giorni nostri fare avvicinare tutti alla musica, sembra un linguaggio così distante, e forse quello che bisogna tentare di fare è il fatto di riscoprire che è qualcosa che è dentro di noi e che ci compone e ci rende quello che siamo. Abbiamo fatto l'ottobre scorso un incontro con le scuole medie del nostro comune, con Mac Orchestra, dei ragazzi più giovani, ed è stato qualcosa di molto bello, perché alla fine non se ne volevano più andare ed erano completamente rapiti e affascinati dai loro coetanei che suonavano Bach oppure autori di musica contemporanea. Quindi in effetti forse basta essere aperti e in dialogo e in condivisione e cercare, insomma, di farlo con grande passione, grande verità e grande impegno. Grazie mille, la 20ª edizione, le faccio naturalmente in bocca al lupo per un festival impegnativo da parte del direttore d'orchestra, ma sono sicuro che avrà successo come tutte le altre edizioni. Grazie mille. Grazie.